Bene, ciao a tutti ragazzi, come va? Come state? Allora, siamo tornati dal vivo dopo un bel po', a dire la verità, perché era un bel po' che non ci vedevamo e non parlavamo insieme. Allora, intanto fatemi sapere se si sente, anche perché ho avuto settimana scorsa una serie di problemi con il PC, ho dovuto resettare 7554 driver. E ora sembra che vada tutto a posto, quindi ok, già arrivano i primi commenti che si sente tutto senza problemi. Allora, intanto ciao a tutti, benvenuti in questa live nuova. E siamo insieme, parliamo un po' di tante situazioni oggi e mi fa intanto piacere, insomma, ragazzi, che ci rivediamo e soprattutto approfondiamo questo momento delicato per l'ennesima volta, ma a dirti la verità anche un poco a testo, insomma, no? Quindi non c'è un grande stupore dal momento attuale, anche perché proprio nella giornata di ieri era martedì, il famoso martedì che il Nasdaq poteva fare la chiusura del ciclo mensile, bla bla bla. Ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa in maniera approfondita. Allora, intanto, ciao a tutti quanti, come state e come sta andando, insomma, con la situazione, come state affrontando questo bear market che immagino, ragazzi, non sia facilissimo. Quindi, intanto, poi nei commenti, insomma, fatemi anche sapere, insomma, quello che state combinando in generale. Intanto vado a ecco, verificare anche un po' se tutto fila liscio. Anche sì, sembrerebbe tutto ok, quindi vabbè, ci siamo ragazzi, quindi dovremmo essere tutti alla grande. Va bene. Ok, perfetto. Ok, ci siamo tutti. Va bene. Ciao a tutti quanti, quindi ben tornati, ci siamo rivisti. Che dice, ha chiuso il trimestrale? Il trimestrale non credo, no? Non penso. Insomma, lo può fare, ma c'è un po' di tempo ancora. Giorni col trimestrale non coincidono. Poi vediamo, però. Ciao, ciao Teone. Allora, ciao Mauro. Oltre a che tu investi anche nei mercati classici? Certo, da sempre, ovviamente. Io sono un trader che viene dai mercati classici, quindi in sostanza su quelli, diciamo, ho decine di anni, insomma, di esperienza. Allora, come ti stai comportando in questo momento? Hai un pack su cripto? No, ovviamente no. Su mercati gold, sì. Ma i mercati hold il pack per la mia pensione, quindi a scadenza 25 anni, quindi diciamo che non mi pongo il problema al momento. Come si affronta? Si affronta come opportunità? Eh beh, sì, è un'opportunità sicuro. Ok, si sente tutto bene, però bisogna anche ragionare un po' su tante cose, insomma, su quello che dobbiamo fare. Mensile ribassista confermato di BTC. Sì, ne parliamo adesso, ragazzi. Andiamo a vedere un po' di cose. A meno che appunto non sia una situazione che stiamo andando a concludere un ciclo maggiore, quindi tutto si deve sincronizzare entro pochi giorni. Cioè, l'annuale in vista. E quello è proprio il grande dubbio, cioè l'ipotesi che da ormai 8-9 mesi stiamo portando avanti e siamo arrivati al dunque, alla fine, avevamo ragione. Quindi, con quanto abbiamo detto a gennaio, poi si fanno sempre 1900.000 ipotesi, però la prima era quella giusta, alla fine, ancora una volta è così, però è giusto fare comunque tante ipotesi, ragazzi, perché non sempre poi siamo dal lato giusto, no, del mercato. Ti ringrazio allora per i complimenti, grazie. Buonasera, buonasera, benvenuta anche a te. Possibile trend che parte dal 2013 su BTC? Non ho capito questo messaggio 2013, non l'ho capito. Allora, Mauro, l'unico che dice le cose come sta? Già, no, non so se sono l'unico, ma lo sapete, ragazzi, io ho un difetto che è anche il mio più grande pregio, nonché è stato il mio, cioè quello che mi ha reso possibile, diciamo, cavalcare
questi mercati quando erano giovani e uscire quando è sempre toccato i massimi e poi inversioni di trend. Cioè, io sono realista, ragazzi, sono realista e l'essere realista e nella vita paga, 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 paga tantissimo. Questo è il grande vantaggio. Forse un po' a volte non ci lascia sognare. Io per quello poi faccio la musica, quindi quando mi dedico alla passione, quando voglio dare spazio alla mia parte creativa, vado di musica, faccio musica perché è il top del top. Ma quando sono nell'ambito lavorativo, sono con i piedi per terra, come si, insomma, faceva una volta, cementati, quindi per terra, non è un bel esempio, però. E questo mi ha dato un grande vantaggio, ragazzi, grande vantaggio su tanti, tanti, tanti fronti, che poi è la vera questione. Poi, partire con i piedi di piombo sulle cose nei mercati finanziari paga sempre perché nella regola di Murphy più famosa della storia, se qualcosa può andare storto, stai sicuro che ci andrà, è la regola che ci fa preparare un po' alle mille ipotesi, no? Questo è il tutto. Comunque andremo a vedere un po' di questioni. Un doppio minimo potrebbe essere una buona chiusura dell'annuale. Sì, molto buono. Sarebbe il top della chiusura dell'annuale. Io credo che sia così, però potrebbe starci. Il doppio minimo, attenzione ragazzi, che già c'è, lo vediamo adesso, già è avvenuto ieri, anzi ieri è avvenuto un minimo inferiore al precedente. Lasciate stare il shadow, che nelle cripto sono da prendere con le pinze. Va bene? Il minimo è già avvenuto nella giornata di ieri in realtà, quindi siamo già al doppio minimo. Ciao Mauro, le tue analisi cicliche hanno chiuso del trimestrale o dell'annuale tra oggi e domani? Non si può prevedere, Gianluca, una chiusura di un trimestrale o un annuale con una diciamo finestra temporale di un giorno. È completamente sbagliato, non so dove hai letta questa cosa. Non funzionerà mai e soprattutto non lo fare mai perché la ciclica ha una variabilità di almeno il 20% rispetto alla durata dei cicli standard. Capisci bene che un trimestrale che dura tra 90 e 100 giorni non è che puoi dire chiude oggi, non puoi dire perché devi lasciare una settimana, 10 giorni di volatilità e di movimento. Un annuale devi lasciare un mese o addirittura un trimestre di movimento. Quindi dire che oggi chiude l'annuale è una, cioè non si fa così l'analisi ciclica. Mi raccomando, ragazzi, ok? Lo so, a volte vi può andare bene, ma sono coincidenze. Poi se la fate per X anni vi rendete conto che non si fa così l'analisi ciclica. Non si prevede una chiusura di un ciclo annuale con un giorno, con un'area di tempo, sì. Va bene? Allora questo sì, ha senso, assolutamente senso. Ti puntualizzo perché ci tengo, questa è una materia a cui io tengo proprio come un figlioccio, no? Come si dice? Quindi sono molto attento al fatto che venga appresa nel modo giusto proprio tra i miei follower perché è un'analisi che è meravigliosa e a volte proprio a causa di questo problema è stata bistrattata anche dai grandi trader, da chi studiava, per esempio, negli anni scorsi, in decenni scorsi, analisi tecnica, bistrattava l'analisi ciclica proprio perché mancava di questa precisione al dettaglio. E quindi ci tengo molto a dire questa cosa perché è una vecchia diatriba di anni e anni or sono su questa cosa. Allora, Nasdaq può aver chiuso i mensili ieri, questo sì. Ne abbiamo già parlato. Ci vuole una live con il mister delle tazze. Vabbè, abbiamo fatto una live con Eugenio quando abbiamo fatto il trading contest. E va bene. Allora, grazie per i contenuti, grazie a tutti, grazie, grazie a tutti. Vabbè, vediamo se c'è qualcosa, se no. Siamo ai grafici, altrimenti non ce la facciamo più. Vediamo un poco. Ok, sto cercando il programma da Cicca, le volevo chiedere, hai intenzione di fare qualche video specifico riguardo oppure un corso dedicato? Allora, sì, vabbè, i video specifici ne trovi ogni giorno sul mio canale perché parlano solo di ciclica. Se poi vuoi sapere le basi, per esempio, della ciclica, ci sono già due webinar nel mio corso Basic. E poi in Academy un altro webinar dove si parla proprio delle basi, anche con condivisione di alcuni materiali sulla analisi ciclica. Perché, lo dico in maniera molto chiara e schietta, ragazzi, secondo me
L'analisi ciclica va appresa dopo aver imparato a fare trading e essere profittevoli sviluppando strategie con analisi tecnica. L'analisi ciclica viene dopo, non è da fare prima, perché l'analisi ciclica non risolve un problema di fondo, cioè il money management, la gestione del trade e le tecniche di ingresso e di uscita, quindi quelle operative. Non le risolve l'analisi ciclica queste cose, ragazzi. L'analisi ciclica è un'analisi sul tempo, non sul prezzo. Quindi poi dovete operare sul prezzo, ok? L'analisi ciclica va utilizzata dopo. Quindi se non sei in grado di fare analisi tecnica e quindi sviluppare un trading plan, una strategia, un money management e sei profittevole con delle strategie discrezionali, in analisi ciclica non ti serve assolutamente niente. Anzi, non la sai usare, questo è il discorso. Quindi va prima imparato discorso diciamo dell'analisi tecnica e poi la ciclica che ti dà la ciliegina sulla torta. In quel caso la usi nel modo giusto. Ecco perché io l'ho messa, non ho fatto un corso solo ciclica, ecco, qua al momento. È ovvio, ragazzi, che me lo chiedono in 1700 persone, quindi poi magari lo faccio. Però, come sempre, non voglio ripetere regolette che trovate scritte anche sui vecchi libri. Se devo essere sincero, se vuoi iniziare a studiare, studia il libro di Migliorino, Analisi dei cicli di borsa, perché il libro è vecchissimo, quindi tutto quello che c'è lì a livello pratico, ok? Lo prendere con le pinze, però la teoria, la parte teorica è giusta, quindi puoi iniziare a studiare da lì, che secondo me è veramente molto molto interessante. Va bene, ok. A Federico, ti ho proprio consigliato questi libri di analisi tecnica, assolutamente, per iniziare il libro di Murphy, analisi tecnica dei mercati finanziari, il libro che si studiava anche all'università per chi l'ha studiato. Va bene, allora andiamo al dunque, ragazzi. Prima però di passare ai grafici, volevo rendervi partecipi di una questione legata a un nuovo exchange che sto provando proprio in questi giorni, ragazzi, per risolvere una problematica, cioè quella questione legata ai future che purtroppo non sono facili da tradare, soprattutto collegati alla leva finanziaria. Allora, siccome c'era questo exchange che da un po' sto guardando, a dire la verità, perché io non ho problemi sui future di Binance, ragazzi, ve lo ricordo, perché però chi risiede, insomma, chi vive in Italia, eccetera, li ha. Quindi la questione è legata al fatto che spesso è bene mettere nella saccoccia del trader anche altri exchange e quant'altro, perché ci danno la possibilità magari di poter risolvere delle problematiche. La questione leva che è stata tolta, per esempio, anche quando PrimeXBT è venuto meno, allora, insomma, da un po' che sto cercando qualche exchange che possa dare quell'effetto leva che era leva 100, insomma, su Prime, quindi per cose chiaramente estremamente speculative. Questo BitGet, che è, tra le altre cose, già da un po' che c'è, è lo sponsor della Juve, quindi dovrebbe essere appunto legit senza alcun problema. Lo sto provando dall'altro giorno, ho iniziato a fare qualche operazioncina, mi garba, vi dico francamente, per alcune cose. Intanto, la questione legata alla presenza del coin margin future, cioè la possibilità di utilizzare i future con valuta Bitcoin o altre cripto. Tra l'altro sono anche, non solo Bitcoin, ci sono anche altre criptovalute, perché potete utilizzare quello che era la cosa che facevamo anni fa, insomma un po' di tempo fa, su Prime, e lo facevamo con la valuta BTC, non so se vi ricordate. Allora, ha molto senso utilizzare degli exchange in valuta cripto quando siamo in bull run. Se siamo in bull run e noi utilizziamo, per esempio, per il nostro trading la valuta Bitcoin, guadagniamo due volte, perché Bitcoin guadagna e poi noi col trading possiamo guadagnare sulla valuta Bitcoin. Quindi molto utile, e questo ce lo permette di fare addirittura anche in tante valute. Non è soltanto Bitcoin, ma è anche Ethereum, che in questa fase è stato parecchio interessante, poi le altre top coin. In questo caso ovviamente il coin margin ce lo fa fare solo su 8 coin, ma sono già sufficienti, sono usate tantissime veramente per che poi tradare in valuta XRP, non so chi lo fa, insomma, ragazzi, però si può fare. E poi
La questione legata invece ai future normali, che sono tutti presenti. Ragazzi, adesso io qui sto facendo dei test per far vedere alcune caratteristiche. Io testo sempre le piattaforme per molto molto tempo. Quindi cosa faccio? Metto su dei cache e comincio a operare per vedere come vanno. Se reggono, per esempio, durante le situazioni di alta volatilità, se la piattaforma sono accessibili quando si spengono le altre, se fanno errori di eseguito quando i mercati sono molto volatili. Queste sono le cose che cambiano dalla bianco al nero a volte l'operatività di un trader. Quindi purtroppo queste cose le fate solo testando la piattaforma, è quello che sinceramente sto facendo ancora una volta, ma lo faccio praticamente da sempre, insomma, ragazzi. Ok, allora qui ci sono una serie di future che si possono tradare, sono tantissime, anche perché il volume di BitGet non è malaccio, ragazzi, e qui vedete, è tra i primi posti tra i volumi dei future giornalieri. Non è malaccio, è interessante, insomma, anche da questo punto di vista. E poi i future sono veramente tanti, quindi si possono tradare con tranquillità. Poi c'è la questione, che è quella interessante, della leva, ragazzi, perché la leva qui è alta, perché si può andare in leva fino a 100, quindi leva 100 che è per folli, ovviamente io non consiglio ovviamente di utilizzare questo tipo di exchange con la leva. E mi piace molto l'idea che sia possibile anche, vedete, poi ci sono le solite opzioni, il trading isolated, il trading cross, quindi quello che utilizza tutto il margine, quello che utilizza soltanto quello che avete nella singola posizione. Insomma, queste sono le classiche, la leva da impostare, e mi è piaciuto questa cosa qui, lo sai che è strana, cioè il fatto che potete mettere l'unità del future o in valuta che state andando a tradare, quindi Ethereum in quel caso, oppure in cost value che è sul margine in pratica o al nominale. Questa è una cosa che io tanti anni fa ho cercato di spiegare 20 volte, cioè il fatto che quando tradate una leva finanziaria, ragazzi, tradate un valore nominale. Io trado sempre il valore nominale, quindi quando voglio mettere un trading lo vado a fare in valore nominale, al di là della leva, perché io ragiono in valore nominale. Quindi se voglio tradare 10.000 dollari e voglio fare 5 operazioni, farò 2.000, 2.000, 2.000 dollari di operazioni. E se io invece vado a guardarmi il valore margine, ragazzi, il margine in leva è molto più piccolo, quindi la differenza è che voi andate in overtrading, però tradate delle cifre che non erano quelle giuste che volevate tradare. Quindi mi è piaciuto molto, è la prima volta, non lo vedevo, almeno non l'ho notato in altri exchange, il fatto che proprio lo distingua. Quindi se mettete cost value, voi state tradando a margine, quindi quello che tradate sono 100 dollari di margine, ragazzi. Se invece voi tradate in nominal value, voi tradate 100 dollari, 100 dollari di capitale tradato. Quindi in questo caso ho fatto una prova su Ethereum, per esempio, vedete, sono in short selling con questa operazione su Ethereum con una short di 1000 dollari a margine. E poi qui c'è una chicca che i trader adoreranno, cioè il bottoncino reversal, ragazzi. Dicevo reversal, che se io lo clicco, adesso cosa fa? Mi chiude la posizione short e me ne apre una long della stessa entità con un solo click. Stop and reverse si chiama questa operazione. Lo faccio 1000 volte, vi dico francamente, io ormai sono abituato, metto il doppio della quantità su FTX, metto il doppio della quantità, premo il bottone e va. Però qui c'è un bottoncino, quindi insomma, perché no, al momento sto tradando sto utilizzando questo exchange, vediamo come andrà. Anzi, facciamo una cosa, ragazzi, la proviamo insieme, tanto sono test questi. Bam, vediamo cosa succede. Io adesso dovrei reversare long questa posizione. Adesso mi dice, ok, dovrebbe farlo. Vediamo, la prima volta che lo faccio, vediamo, boom boom. Oh, perfetto, ragazzi. Provo. Stop and reverse. Ora sono long con la stessa leva, al prezzo, insomma, di mercato che dove ho appena chiuso, e mi ha fatto il long, vedete, con reversando la posizione. Quindi mi ha chiuso i 1000, mi ha riaperto 1000. Esattamente la stessa identica posizione, quindi 985 dollari. Fichissima questa cosa, mi piace tanto. Va bene, allora, detto questo, ragazzi, io vi lascio un link perché mi sono fatto dare la promo, è una promo special di 20 dollari.
quindi $20 su ve li regalano in pratica, ragazzi, perché vi registrate dal link che al momento lo metto su Telegram, ma ve lo do anche qui, ragazzi, il link per registrarvi, e ve lo metto nei commenti, eccolo qui, perché vi danno un bonus praticamente. Se depositate $100 ve ne danno 20 che sono anche prelevabili, e quindi perché no, ragazzi, pure per testarlo. Ecco qui il vediamo se me lo fa pubblicare, però devo essere sincero perché non ho mai pubblicato in streaming questi commenti, non dovrebbe farlo. Vediamo un po'. Ok. Ok, ragazzi, l'ho pubblicato, ma è un po' incasinato, quindi vi do solo il link e basta, ma poi lo trovate anche in descrizione, poi nel classico live di YouTube. Va bene, allora, è comunque su Telegram, $20 regalati in pratica per testare il servizio Bitget, e con $100 di deposito, che è quasi classico, e ve li regalano, ve li potete prelevare, però che senso ha prelevare $20, ragazzi? Non lo so, però per tutti è così, io non li farei mai. Per i primi 50 fortunati, questo è un bonus che mi hanno dato. Se mi piace questo exchange, poi magari mi faccio dare anche altri bonus, per esempio i trading coupon, che quelli a me sono sempre piaciuti. KYC lo dovete fare, sì, certo, va fatto il KYC, c'hanno il KYC. A me sembra legit, tutto ok, anche perché è uno sponsor della Juve, quindi proviamo a fare la cosa. Intanto il mio reversal è andato male, perché io volevo fare lo short su Ethereum, e invece siamo andati, vabbè ragazzi, questo lo chiudo, vediamo se ci fa il flash close, vediamo cosa succede. Flash close, bam, ok, fatto, tutto fatto, molto bene, va bene. Allora, poi continuerò a testare questo exchange che al momento mi piace. Allora, andiamo a vedere la questione del grafico su Bitcoin, che è la prima cosa importante. Guardiamo il mensile di Nasdaq, che è quella la chiave, secondo me, è quello che sta facendo Bitcoin, e poi Ethereum, ancora una volta, perché io su Ethereum oggi ho proprio condiviso una sorta di pensiero in Academy, non ve ne parlo oggi, ve ne parlo settimana prossima, perché è troppo complesso, anzi, a dire la verità, non so se lo dirò su YouTube, perché la questione è veramente delicatissima, e quindi poi diventa troppo complesso andare a... diciamo a fare delle operazioni di trading su YouTube, quindi insomma diventa secondo me fuori luogo. Comunque parliamo di pensiero in generale, di quello che potrebbe succedere relativo alla struttura ciclica. Allora andiamo a vedere prima il ciclo di Nasdaq e poi anche perché poi ragazzi oggi volevo anche parlare un po' di qualche cripto che tra le top crypto che magari sta andando benino, sta seguendo per esempio Ethereum. Intanto preparatevi anche le domande, perché oggi parliamo anche delle vostre domande, di quello che sono per esempio le vostre cripto preferite, così le analizziamo come facciamo sempre. Allora, la questione di Nasdaq. Ci aspettavamo, o almeno mi aspettavo, una chiusura del mensile esattamente coincidente con la giornata di martedì, che poteva essere un'area giusta da in sostanza il 2 dall'1 di settembre fino a questa zona qui, anche domani a dire la verità, quindi la classica area temporale di chiusura del ciclo mensile. Ora sembrerebbe dal recupero di oggi che Nasdaq abbia questa voglia, però ovviamente insomma, qui parliamo di mezza giornata, quindi ancora non abbiamo nessun dato, però vediamo come sta andando, perché allora ci faccio l'ansia e poi nascondo. Non è che nascondo, è che si parla di una allora facciamo così, parliamo di quello, dopo parliamo di quello che è l'idea generale, non di come utilizzarlo a livello di trading, perché a livello di trading non va bene insomma dire cose del genere, perché sono iper speculative e quant'altro, però l'idea generale di Ethereum sì, si può assolutamente pensare a questa cosa, e così rispondiamo anche a questa domanda, poi comunque ci rispondiamo dopo quando parliamo di Ethereum, va bene. Allora allora, un po' la questione quindi ciclica sul mensile di Nasdaq. Allora, qui ragazzi, il problema qual è? Nasdaq ha un teorico ciclo annuale iniziato in questo punto.
Teorico perché? Perché ancora in realtà noi non sappiamo se regge, non abbiamo ancora un trimestrale chiuso adeguato, non abbiamo una sorta di forza tale per cui ci dà indicazione che su questo minimo è stato chiuso il ciclo annuale di Nasdaq. È un problema molto importante da ragionare perché, per esempio, questo ribasso è molto pronunciato per un nuovo ciclo annuale nella sua prima parte, in un trimestrale è molto pronunciato, considerando che i mercati classici un'oscillazione di 12 punti percentuali una volta la facevano a chiusura degli annuali, figuriamoci adesso in una cosa del genere, cioè vi faccio vedere giusto per capirci. Questa zona è 14 punti, è stata la chiusura di un ciclo sicuramente molto grosso a ottobre del 2020. Anche questa fase di ribasso, 11 punti, vedete tutte chiusure cicliche superiori. E adesso qui andiamo all'inizio di un ciclo annuale ad avere questa struttura. C'è da riflettere molto, vediamo se nei prossimi giorni Nasdaq recupererà in maniera consistente. Intanto è tornato al di sotto di questa media a 26 settimane, media molto rilevante perché c'era arrivato qui in chiusura, vedete, della candela settimanale della 8 di agosto, poi ha fatto un reversal, quindi un fake breakout in pratica, è ritornato giù alla media 26 che è quella di 6 mesi. 26 settimane sono 6 mesi, ragazzi. Beh, molto significativa che questa sorta di ribasso è negativo, cioè fin quando eravamo qui, ok, ma già con la candela della settimana scorsa la questione si è incrinata in maniera, secondo me, importante anche sul Nasdaq. Ora, non abbiamo idea se proprio i mercati hold stiano andando come mercati cripto anche a fare un minimo al di sotto di quello di giugno. Perché se fanno una cosa del genere, poi dovremmo andare a rivedere la struttura ciclica. Un trimestrale del genere può significare due cose, che o l'annuale era ancora in corso, se va in negativo, oppure che il mercato ha fatto una lingua di Bayer, quindi un raccordo trimestrale, chiusura di cioè, delle figure cicliche molto complesse, inutile che ve lo dico, vi confondo, che però poi lasciano partire un nuovo annuale. Io resto dell'idea che Nasdaq qui potrebbe aver chiuso l'annuale e mi preoccupa proprio questa fase ribassista, la vedremo dopo. E secondo me potrebbe decidere poi, dopo la chiusura di questo trimestrale, di tentare una nuova fase rialzista. Il problema, ragazzi, è che se qui ha chiuso l'annuale, ce ne andiamo poi nel maggio-giugno 2023 a chiudere il precedente. Quindi potremmo essere in una situazione di questo tipo, che magari è un annuale ribassista che però va a chiudere nell'anno prossimo. Allora, è tutto collegato ovviamente alle politiche della Federal Reserve, che sia chiaro, ragazzi, la ciclica in questo caso non è che prevede il futuro, si va a collegare a quello che è un atteggiamento della banca degli Stati Uniti, quindi la Federal Reserve, banca centrale, e da quello che è la questione inflazione. Quindi tutto sarà collegato. Alla fine un ciclo, la pendenza di un ciclo esiste sempre. Ma la pendenza di un ciclo rialzista o ribassista dipende dalle questioni economiche, ragazzi. Non è che dipende dagli astri, la luna e il mondo, anche se ci sono delle teorie a tal riguardo, però io a quelle diciamo non ci credo, però si potrebbe ragionare diciamo su queste cose. Dipende dalla questione macroeconomica e quindi ok che è iniziato un nuovo ciclo, ma poi questo ciclo ribassista o rialzista, quello dipende dalla politica monetaria della Fed e quant'altro. Quindi, tornando a noi, se Bitcoin, se Nasdaq ha chiuso un mensile, probabilmente nei prossimi giorni lascia spazio alle cripto di recupero. Quindi, le cripto potrebbero recuperare. C'è da dire, però, che questo recupero potrebbe avere le gambe corte ed è qui la questione, ci prepariamo al crollo, sì o no? Allora, per rispondere a questa domanda, bisogna andare ad analizzare l'atteggiamento proprio di Bitcoin e di Ethereum, ed è quello che andiamo a fare adesso, ragazzi. Eccoci qua. Allora, partiamo da Bitcoin, che lo vediamo, poi comunque faremo sempre i vari aggiornamenti, classici del lunedì. E allora, anche se il Nasdaq ci dà il là, perché se il Nasdaq ci dà il là per un nuovo mensile, potremmo avere un leggero recupero. Però il problema è, se siamo in fase di chiusura di un ciclo annuale su Bitcoin ancora in essere, perché in realtà il ciclo annuale l'ha potuto chiudere ieri, ragazzi,
con questo minimo, questo qua, perché questo minimo incluso è più basso del precedente. È vero che la shadow non è giusta, ma la shadow sulle cripto, ok, su Bitcoin la valuto, però sulle cripto il problema è che questo minimo è inferiore al precedente, vedete? È inferiore, ragazzi, quindi ha fatto un minimo più basso, quindi anche questo minimo è valido per una chiusura di un annuale. Però c'è da dire che Ethereum non ha minimamente seguito. Questa cosa è molto preoccupante da un certo punto di vista, perché la dinamica che di Ethereum, dei mercati delle cripto, non è solo Ethereum, sono anche altre criptovalute, va tenuta in considerazione. Perché nel momento in cui io vado a ragionare sulla chiusura di un ciclo importante, è difficile che ci sia che non siano desincronizzati Ethereum e Bitcoin, magari di qualche giorno, di qualche settimana, ma solitamente le cripto arrivavano dopo Bitcoin e quindi non Bitcoin prima, cioè nel senso così distante. Quindi ci stiamo preparando alla chiusura dell'annuale e questo è solo l'inizio, oppure, ragazzi, c'è qualcosa che non va su Ethereum. È vero che è stato iperpompato dalla manipolazione dovuta al merge, quindi al fork. Quindi c'è la questione che appunto ho condiviso oggi in Academy, di cui parliamo direttamente, cioè la questione Ethereum pre-fork, cioè Ethereum pre-fork è stato ipermanipolato perché stava crollando, quindi è stato ipermanipolato perché hanno creato, si sono inventati la questione del fork, che è un passo gratis, quindi l'avete vista anche dei future, e quindi a quel punto era conveniente avere Ethereum perché ci danno il fork, magari per noi può essere qualcosina da niente, però un istituzionale magari se la gioca la carta fork perché magari ne ha tanti e bla bla bla. Quindi tutta questa spirale rialzista, questo trend rialzista imponente di Ethereum, molto più alto, è come se fosse stato manipolato dalla questione fork, perché precedentemente aveva fatto questo disastroso chiusura, vedete, di questa fase qui. Ora, non su Ethereum, ragazzi, c'è un problema molto, molto evidente. O Ethereum ha chiuso l'annuale qui, mentre Bitcoin l'ha già rotto questo minimo, quindi ci sta dicendo che probabilmente siamo ancora nel precedente annuale. Quindi o Ethereum ha chiuso l'annuale qui, oppure noi dobbiamo scendere al di sotto di questo minimo. E non c'è un'altra soluzione, non c'è un'altra soluzione. Questo è la questione ed è il problema del famoso prepararci al crollo ed è il problema del post-merge. Fra 6 giorni avverrà il merge, il 13 settembre sembra avverrà il merge. Che succede dopo il merge? Questa struttura speculativa che ha avuto Ethereum viene riassorbita. Ho già fatto il sondaggio su Twitter, ragazzi. Vediamo se lo trovo e vediamo insieme i risultati del sondaggio su Twitter, simpaticissimo, fatto oggi chiaramente solo legato alla questione di eccolo qua, ve lo condivido, il sondaggio su Twitter, ragazzi, cosa succederà dopo il merge di Ethereum? Non cambia nulla, 42%, panic selling su cripto 58%, un po' vicine le due cose, però c'è anche da dire che come vedete vince più o meno con il 58% il panic selling. Perché? Perché in realtà una volta che è avvenuto di solito una news c'è il sell on news, quindi nel momento in cui io faccio un sell on news cioè si ripristina lo status quo, quindi tutto quello che era la speculazione precedente a quell'evento viene meno, quindi o creano su Ethereum una struttura di sostegno, perché per esempio poi dicono ok, adesso che Ethereum è POS per fare il mining, non lo so, lo mettiamo in staking lì, cioè ricreiamo una struttura nuova, si crea una nuova speculazione su Ethereum e quindi regge questa struttura, oppure io non riesco in termini pratici a trovare una giustificazione al fatto che Ethereum si sia decorrelato così tanto da Bitcoin, considerando che la correlazione di Bitcoin era praticamente 1-1, ragazzi. Non so se avete mai visto il grafico di correlazione Ethereum-Bitcoin, e sono collegati proprio in maniera imprescindibile, cioè molto più alta di quella con Nasdaq, per intenderci.
Quindi o è avvenuto un totale decorrelazione ciclica e quindi Ethereum ha chiuso un annuale, Bitcoin no, cioè una cosa del genere, oppure l'annuale è stato chiuso e Bitcoin ha breccato il minimo dell'annuale ieri, il che significa che scende fino al prossimo anno, quindi un disastro, e a quel punto è impensabile che Ethereum regga, ragazzi, anche lì. Cioè, come facciamo a pensare che se è stato chiuso un annuale ed è già negativo su Bitcoin, Bitcoin scende per un anno ed Ethereum no? Allora, boh, insomma, io questa cosa, ragazzi, la vedo un po' in maniera pericolosetta. Allora, il concetto è: al primo segnale scatenate l'inferno. Questo è il concetto di fondo, perché la questione, secondo me, è che se dovesse Ethereum andare a perdere questo livello di supporto, la vedo male. Qui ha chiuso un settimanale, qui c'è il mensile nuovo e ha chiuso un settimanale. Poi in Nasdaq magari gli dà la forza, ma se perde questo livello, a quel punto innesca di nuovo la ripresa del trend al ribasso. Quindi se lo perde dopo il merge, non abbiamo l'evento merge, dobbiamo scendere e andare giù. Per sincronizzarmi con Bitcoin devo avere un Ethereum che mi ritorna in trend sotto l'annuale, magari non lo fa in questo trimestrale che teoricamente ci vuole un mesetto e qualcosa per chiudere, non lo fa in questo modo, però ragazzi, cioè, qui i conti non tornano, questo è il discorso. Quindi questa è una cripto che al momento ha subito un evento merge. Se io mi vado a guardare la total market cap della DeFi invece, che non ha l'evento merge, è molto più vicina al minimo, guardate, molto più vicina al minimo rispetto ad Ethereum. Quindi manca solo Ethereum in pratica. Qui ci siamo su tutti, Bitcoin c'è già, molte cripto ci sono già, la total market cap nella DeFi è vicina, manca Ethereum, siamo in procinto di fare un merge. Io la vedo, cioè non è che la vedo negativa, però è al mio segnale scatenata l'inferno. Mi dà l'idea, mi dà l'impressione di questa cosa. Oggi ragazzi noi siamo sostenuti dal rimbalzo di Nasdaq, ma se Nasdaq gira male fra tre giorni, che succede? Cioè questo è il discorso, quindi al momento l'evento merge di Ethereum fra sei giorni è un evento limite, dopo quel punto lì si passa in una nuova fase dei mercati cripto, tutto ritorna con non più un evento merge alle porte, quindi il fork viene abbandonato, moltissimi degli eventi fork ragazzi funzionavano così anni fa, quando c'era il fork la coin saliva molto prima del fork, qualche giorno prima dell'evento fork iniziava a perdere forza relativa, dopo il fork crollava a picco. Questi sono stati gli atteggiamenti fork degli anni scorsi. Ora, se Ethereum ovviamente non è una shitcoin, no? È una coin di un certo tipo, anche se alcuni la chiamano così, però è una coin di un certo tipo, quindi è ovvio che va ragionato, è ovvio che ci saranno tutti i team, il team di Ethereum, tutti quegli investitori grossi di Ethereum che sono lì a blindarla, ragazzi, perché il giorno del merge succedono tante cosette. Per esempio è arrivata la mail che Nexo blocca il trading, bloccano il prelievo, e le hash 20 sono, le reti hash 20 devono diciamo ripristinare, insomma sono tante cose, è delicato, è un momento delicato, quindi si dice che, cioè, a volte magari lo zampino, no, se è una cosa può andare storza, ci vuole, ci andare. Allora, chi fa in un evento del genere, chi fa trading deve essere bilanciato. Ora, io detto così, adesso voi mi dite, ah, ma lo short selling sulle Ethereum. Invece io vi stupisco dicendovi, e in Academy lo sanno, che io ho una posizione long su Ethereum in questo momento, perché è trading che doveva chiudersi oggi, ma non credo, perché sembra che il mercato recuperi un livello, quindi se recupera un livello non la chiudo e resterà là, ma magari verrà chiusa domani, perché ho una posizione trading, proprio trading, quindi di qualche giorno ho già gli stop già inseriti e quant'altro. Per cui non confondete le idee di ipotesi con la parte operativa del trading, ragazzi. La parte operativa del trading segue delle strategie, e le strategie hanno a fondamento la price action, quindi se nella price action, per intenderci, non avviene l'evento che a livello di trend il grafico ci mostra un crash, no, di questo livello qui, o quantomeno di questo minimo adesso, da domani in poi, va bene,
se non avviene un'inversione da questo punto di vista, non è che noi andiamo short, cioè non si fa. Perché? Perché siamo trend following, no? Quindi se continua a salire, noi stiamo là, io sto là, cioè non me frega niente. Che c'è l'evento, cioè se il trend resta long, long si resta, questo è il concetto. Però questa ipotesi va messa in conto, tanto è vero che personalmente, qualora i segnali dovessero esserci su ETH, ho già proprio pianificato una strategia multicoin, quindi su tante cripto, di eventualmente cavalcare questo pseudo cigno nero se si dovesse verificare, perché ragazzi, i cigni neri a volte sono dei pasti gratis, hanno degli stop leggeri e fanno dei crash improvvisi, vi danno un profitto abnorme per un rischio sottilissimo, quindi rapporto rischio-rendimento gigantesco, cioè bassissimo in questo caso, quindi rendimento-rischio gigantesco. E ci sta che un trader tradi queste cose, però se non siete trader non dovete minimamente avvicinarvi a questi concetti, dovete studiare e capire come si fanno. Però è ovvio, ragazzi, che in una fase del genere a livello trading si fanno de delle belle cose. Poi qui anche volendo, ragazzi, su Ethereum, qui è iniziato il nuovo mensile, benissimo, ma comunque da questo momento in poi, dal merge in poi, in pratica ce ne andiamo sulla seconda parte del mensile, seconda parte che teoricamente potrebbe essere ribassista. Insomma, ci sono tanti nodi e tante configurazioni, e i grafici solitamente non mentono mai. Se li sappiamo analizzare, i grafici non mentono mai, e questi grafici ci indicano che la situazione su Ethereum e di conseguenza sulle cripto, le top cripto, sarà molto delicata. E quindi se Ethereum perde il trend attuale e vira in trend short, il flash crash è probabile, anche perché dobbiamo sincronizzarci a Bitcoin. Ritorna nella questione della normalità post merge, non c'è più l'evento fork che ha creato la manipolazione. Se Nasdaq non regge su questo mensile, non c'è un appiglio nemmeno da quel punto di vista. E in conclusione, dolcis in fundo, abbiamo la Federal Reserve dal 20 settembre che ci spara le solite news, che comunque sono già scontate, secondo me, ma sembra che i mercati non li vogliono vedere, perché anche l'altra volta hanno fatto così. Detto questo, il pericolo è questo qui. Ora, al momento, fino a quando i mercati non danno questo segnale, siamo in un procinto di vedere magari una ripartenza di un ciclo mensile e qualche giorno positivo. Oggi Nasdaq lo fa, ma sarà tutto trainato da Nasdaq, secondo me. Se Nasdaq non traina questo mercato in questa fase, perché Nasdaq invece ha una posizione diversa, perché ciclicamente può iniziare qualche giorno di recupero, cosa che per esempio Bitcoin è debole, ragazzi. Bitcoin è spaventosamente debole. Io non ho mai visto così Bitcoin, non me lo ricordavo così debole da anni, proprio anni. Se non sbaglio una cosa del genere, parliamo, rispetto alle altcoin, di dicembre 2017, gennaio 2018, quindi parliamo comunque di 4-5 anni fa. Veramente delicata la questione di Bitcoin. Però insomma, ragazzi, può essere pure che sta facendo appunto questa chiusura del ciclo. Cioè, per esempio, vi dico per assurdo, Bitcoin dovesse chiudere qui, aver chiuso qui un ciclo annuale sarebbe un miracolo, cioè sarebbe un evento che secondo me è iper long. Ma non credo che sia così, quindi poi questo lo vedremo fra qualche giorno, e prima non è possibile. Insomma, quindi intanto dividiamo trading di breve tra prepararsi a quello che è questo mese, settembre-ottobre, delicatissimo, perché se andiamo in chiusura mensile, trimestrale e annuale su questo mese succede un disastro, perché solitamente quando i cicli si sincronizzano vanno delle batoste proprio notevoli, quindi a questo dobbiamo essere preparati. Poi si segue il trend, quindi discernere sempre fra l'ipotesi che c'è, e c'è un rischio consistente, che è questo che vi sto dicendo, ragazzi, proprio consistente, e poi la parte operativa da trader. Per esempio, questo rischio consistente, ragazzi, come si gestisce? Posizioni in hold non ci sono, questo è il concetto, no? Ma io le posizioni in hold, l'ultima posizione in hold è stata chiusa settimane fa con Bitcoin a 23,
perché io ho un trading system che gestisce quelle posizioni, quindi stanno fuori, tutto flat, tutto stablecoin e basta. E mentre invece le posizioni di trading seguono il trend, quindi che sono una cosa differente. La posizione di trading in un contesto del genere può fare tanto, tanto, tanto bene, perché se sale col mensile, stiamo sul cavallo finché tira, quando inverte il trend noi andiamo short perché c'è l'ipotesi di questa cosa qui. E quindi magari volesse verificarsi un cigno nero, io me la trado, insomma, e basta. Ecco, questo è quello che ci dicono i grafici, questa è la verità per i grafici, ragazzi, inconfondibile e inopinabile, perché i grafici ci stanno dando questa soluzione. E tra le altre cose, delicatissima la situazione anche su Ethereum dal punto di vista grafico. Quindi se fino a qui ha retto, qui ha breccato, ha invertito il trend di breve, adesso sta tentando il recupero, se non ce la fa, qui c'è il merge. Adesso vi porto la scadenza del merge, è questa giornata qui, questo è il giorno del merge. Qui, ragazzi. Quindi, da qui in poi si passa in un nuovo mondo per Ethereum, per l'H20, per le altcoin e anche Bitcoin stesso. Da qui in poi cambia il mercato delle criptovalute. Quindi siamo vicini, questo è uno snodo, bisogna aspettare e vedere. Quando sarà definita questa cosa qui, se dovesse esserci un minimo di segnale short, io, come si suol dire, mi shorto anche le mutande, quindi sono praticamente... Vado in solo sulle Bitcoin, no, perché l'ho promesso. Va bene, se dovesse esserci una cosa del genere, io ci provo, poi vediamo se esce un cigno nero o vado in take profit, insomma. Perché comunque non è neanche tanto, ragazzi, la distanza poi di Ethereum. Vi faccio vedere da qui al minimo in close siamo a 35 punti, cioè non è che sia così abnorme da fare, considerando che un crash di una cripto può avvenire in 3 giorni, 4 giorni, una cosa del genere. Certo, è bruttino, però. Okay. Come si diceva, the day after the merge, esattamente così, the day after the merge, la vedremo insieme. Io però sarò fuori perché sono sempre in viaggio, sono diventato nomade da un annetto, ragazzi, e giro sempre e quindi ritorno a girare. Quindi sarò fuori, quindi non so il giorno 13 che succede, che io non ho accesso a internet, forse. E beh, un bel macello, però vabbè, faranno i miei trading system, sono pronti lì, sono lì. Va bene, ragazzi, allora andrei a guardare anche qualche cripto, se avete sotto mano qualche cripto, e facciamo qualche analisi, perché la verità dei grafici è questa al momento. Quindi distinguiamo le due fasi, trading con holding e visione medio di medio. Che secondo me è molto molto delicato. Allora, andiamo a vedere altre cose. Intanto mi chiedono, vai ad Amsterdam? Yes, ma a ottobre. Allora, andiamo a vedere, ha senso la ciclica su BNB? Sì e no, non mi piacciono molto gli exchange token sulla ciclica, ma tempo fa la facevo, perché? Anzi, a dire la verità, ti faccio vedere proprio il layout creato su BNB. Che facevo tempo fa. Perché? Perché BNB è una cripto importante. Poi mi sono un pochettino fermato perché veramente quando c'è una coin fortemente manipolata da un exchange, a volte fare ciclica, secondo me, potrebbe essere non molto giusto, però si può tranquillamente fare perché BNB è una super cripto, quindi insomma andiamo a vedere direttamente l'analisi ciclica su BNB tra le top cripto, ha un atteggiamento similare, molto similare ad Ethereum, praticamente è una gemellina di Ethereum, questa è la struttura, quindi qui abbiamo il famoso minimo di giugno, possibile minimo di chiusura di un annuale, sì, però un po' corto, è anche per questo che abbiamo lasciato come team, vedete, la struttura più aperta, con la possibilità che questo annuale si allunghi proprio a questo ciclo trimestrale e quindi se ne vada a chiudere intorno al 10 di ottobre, in questa zona qui, nel fine settembre. E può farlo, ragazzi, può farlo tranquillamente, perché vedete che sta iniziando proprio la campana di ribasso, basta un nulla, come si suol dire, e ce ne andiamo a chiudere qui con una fase ribassista
una cosa del genere. Considerate che qui sto, cioè, possiamo anche avere, vedete, questa zona. Allora, c'è da considerare che su BNB c'è una questione legata a questa fase di pump. Questa fase di pump, che era la creazione in pratica della BSC e tutto quello che ne è venuto fuori, quando BNB ha iniziato a innescare una fase di veramente imponente, questa zona non ha supporti. Allora, c'è poco qui, perché qui abbiamo il vero livello di supporto, che è quest'area qui, intorno a 63, quindi sotto questo minimo siamo troppo distanti. Io non credo in un crash del genere, vi dico francamente, mi sembra un eccesso. Solo se Bitcoin arriva a 10.000 dollari possiamo vedere una cosa del genere, secondo me. Mi sembra un eccesso, quindi io sono un po' più ottimista e penso che un minimo eventuale di chiusura annuale all'interno di questa fascia sia, perché no, anche alla fine forse chiude i giochi, no? Fa un po', chiude tutto, si sincronizza. Secondo me può essere visto anche positivo un doppio minimo, ecco, di BNB. Quindi BNB è molto vicina ad Ethereum ed è, si muove molto come Ethereum da questo punto di vista. Allora, andiamo a vedere anche altre cripto. Enz, come avevi indicato, sembra interessante. Ciao Federico, sì, Enz io l'ho chiuso comunque tempo addietro, ho chiuso tutte le cripto in trading così, non la guardo da un po', andiamola a rivedere, vediamo un po' che sta combinando. Allora, Enz è comunque una cripto interessante, non tutte cripto interessanti, ma aveva perso il trend, adesso poi non lo guardo un po' perché io poi seguo esclusivamente gli indicatori di Bitcoin e ciclici, quindi quando cambia poi trend l'ho ho chiuso, insomma, questa cripto. Adesso vediamo qui che cosa porta. Oh, vabbè, questo perfetto. Allora andiamo a vedere Enz, che anche qui vedi la struttura interessantissima. Ecco, questo è un bel pullback. Allora, teorica, se io lasciassi via la ciclica normalmente, qui abbiamo avuto la chiusura di un ciclo, la ripresa di un ciclo superiore, quindi qui abbiamo un 76 giorni, che è un po' corto per un trimestrale. Sinceramente dovremmo attendere un nuovo mensile per chiudere questo trimestrale. Di solito le cripto hanno trimestrali da 100 giorni circa. Allora, se andiamo a vedere questa questione, questo è un pullback bello e buono, quindi ripresa di un ciclo, un pullback sulle medie, anzi un pull up, no, pullback, scusami, da questa parte qui, stavo confondendo la parte down. Allora, è da qui interessante perché siamo alla chiusura di una settimanale, 9 giorni circa, dovrebbe iniziare una nuova settimanale, vediamo. Perché, per esempio, il recupero di ENS di questi massimi è fondamentale. Se non lo fa, è probabile che questo mensile, vedete anche qui la questione che ENS indica un mensile iniziato comunque il 29 di agosto. Questo è molto significativo, ragazzi, perché se molte cripto indicano un mensile iniziato il 29 di agosto, perché Bitcoin è negativo? Cioè, Bitcoin ha breccato il minimo del mensile. Ragazzi, avete capito la delicatezza del momento? Insomma, vediamo come si comporta Bitcoin, perché se recupera con Nasdaq, magari si è sincronizzato a Nasdaq, la vedo dura una cosa del genere, mi sembra una voglia di andare a vedere del bicchiere mezzo pieno quando non è così. Insomma, qui però questo mensile deve andare a chiudere poi tutta la struttura a fine mese di settembre, anche su ENS, identica struttura di Ethereum. Quindi attenzione a questo minimo, perché qui se non ce la fa rimbalzino e va giù, bam 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 bam. Ok, questa è la questione. Poi è chiaro, una volta che mi ha chiuso tutta questa fase, perché no, ritorniamo su queste cripto che sono le mie top, quindi Enz è una delle cripto interessanti, stava facendo la famosa coppa, e va bene, se mi fa un doppio minimo mi interessa, poi la vediamo, ma dopo che Bitcoin ed Ethereum affrontano questa fase, prima no. Prima niente, criptovalute, almeno non per me. Allora, aggiornamento al corso pro, fammi sapere. Ciao, allora il corso pro vecchio è aperto, quello che ho registrato qualche anno fa, quindi se quello lì è aperto come corso pro,
però poi lo riregistro, ma ci vuole entro fine anno, prima non riesco ad aggiornarlo. Allora, Helium, andiamo a vedere Helium, perché ne abbiamo parlato proprio con un iscritto Academy oggi. Mi pare che stia facendo un più 30 oggi, insomma, eccetera. Vediamo il suo FTX, eccolo qui. Allora, la questione di Helium è un rimbalzo di un trend ribassista, quindi classico, quindi il rimbalzone da trend al ribasso. Quindi qui abbiamo una struttura totalmente ribassista, il minimo di giugno è stato breccato al ribasso, anticipa una chiusura di un annuale eventuale prima degli altri. Coin anticipatrice potrebbe essere, vediamo, facciamo un'analisi sulle chiusure e facciamo anche, andiamo a vedere, qui siamo a luglio, quindi qui potrebbe essere la chiusura dell'annuale di Helium, oppure dobbiamo arrivare ancora qui e quindi questo è l'ultimo mensile, tutto qui. Assolutamente, non ci vedo grandi opportunità se non per trading di massimo 2-3 giorni. Sicuramente un rialzo di 40 punti in una giornata è significativo, ma ti assicuro che in pratica ha recuperato 4 giorni, 5 giorni, vedi, di disastro che ha fatto. Cioè, in pratica è come se fosse ritornato al 2 settembre. È vero che ha fatto più 40, ma è vero che nei giorni scorsi aveva perso la stessa cifra e quindi in pratica aveva fatto meno 35, poi ovviamente essendo da giù per la percentuale deve fare più 40 per recuperare, è ritornato in pratica il 2 settembre. Cioè, non è anche la prima volta che fa queste cose, vedi qui l'aveva già fatto, cioè, non, anche qui ha fatto un rialzone gigantesco di più 30%, che poi nella giornata si è rivelato più 4, quindi stare molto attento, non mi piace come cripto, sicuramente non la traderò al momento. Allora andiamo a vedere Rune, e invece ha un annuale differente in termini di tempo. Sai che non la guardo da un po' Rune? Il cavallo di battaglia lo scorso anno, vediamola un po'. Allora, Rune. Sì, mi pare che aveva un annuale ribassista Rune diverso dal, però è anche da dire, ragazzi, che questi tipi di cripto, ragionare in termini di cicli con cripto che hanno 2 anni di vita di grafico, intendo, è molto molto delicato. Io ragionerei di più a cicli più bassi perché, insomma, ci possiamo, insomma, trovare in forti difficoltà. Qui abbiamo un 100 giorni, qui teoricamente dobbiamo andare intorno ai 100 giorni, ci si va a fine settembre, i primi di ottobre, è praticamente un trend identico a Bitcoin, Ethereum e tutti quelli che abbiamo visto finora. Non c'è una grande differenza trend short. Allora, quando vi spiegavo che ci sono molte cripto che hanno dei trend più deboli di Ethereum e che quindi potrebbero essere giocate contro un'eventuale presa, diciamo, ribasso di Ethereum, è interessante per questo perché molte cripto sono più deboli, quindi se io devo fare trading vado a prendermi delle cripto con forza relativa più bassa rispetto magari a un Ethereum, quindi interessante anche vedere. Quindi Rune, anche questa delicata. Vediamo Ada, anche Ada l'ho abbandonata, io non la guardo da un po', e poi chiudiamo, ragazzi, che abbiamo 3 minuti. Allora, Ada, dopo il trend iper disastroso degli altri anni, qui sicuro c'è un annuale al ribasso al 100%. Abbiamo un minimo toccato in questa fase a luglio, siamo lontanissimi probabilmente dalla chiusura dell'annuale, ci vuole un po'. Secondo me anche qui, se, insomma, ci vuole ottobre, ragazzi, settembre. Comunque ha un'idea di fase rialzista, ce l'abbiamo, ce l'avremmo solo al di sopra di 0,62. Questa è sicuramente una barra di congestione interessante, perché dovesse invertire in scadenza di un annuale, perché no? Allora, ADA può entrare in lizza per essere una cripto che magari possiamo tenere in considerazione per un eventuale nuovo annuale, se dovesse essere tutto confermato così. Perché? Perché ha una barra di congestione già che si è venuta a creare, sta facendo un pattern di congestione, quindi se regge questa area di minimo, scende poco poco, magari la tocca, perché no? Se
se la tocca in virtù di in concomitanza con questa chiusura ciclica, può essere interessante perché magari possiamo fare un grande trade su ADA. Quindi, però serve ancora un po' di tempo. Andiamo a vedere Atom, che ha fatto anche un buon recupero. Vediamo se riusciamo ad avere. Ok, riusciamo ad avere un grafico, eccolo qui, quello che ho sempre utilizzato. Allora, qui avevamo l'idea su Atom, ecco, vedete qua ragazzi, allora anche Atom è delicata la questione, perché sembra proprio che qui sia stato chiuso su Atom il ciclo annuale, ma è corto, vedete, da 3,62, però dà proprio questa impressione, perché nel momento in cui io vado a fare una struttura, vedete come le cripto si sono un pochettino, cioè, qui siamo 80 giorni, ok, devo andare a 100 e bla bla bla, ma cioè, che deve succedere qui per far fare un nuovo minimo a questa cripto, ragazzi? O allunga ulteriormente, se ne va a novembre, perché se l'annuale è ribassista e non è stato ancora chiuso, questa deve scendere, a quel punto però se deve scendere, cioè quanto andiamo? Qui sono 500 giorni, è troppo ragazzi, l'annuale deve chiudere più o meno massimo così, se no ha già chiuso, cioè è quello il discorso, e lì è delicata la questione, perché se ce ne andiamo, vedete, in concomitanza con questa fase di i primi di ottobre, qui succede un disastro, cioè deve fare praticamente una roba come una cosa così, cioè allora va. Ok, e bisogna valutarla, ragazzi, perché una cosa del genere è possibile, secondo me, solo con un cigno nero su Ethereum, altrimenti bisogna rifare i conteggi ciclici, perché io questa cosa non mi garba e soprattutto non la vedo. Quindi cicli e cripto molto importanti come queste che stiamo vedendo, insomma, sono delicate e vanno assolutamente prese in considerazione, ragazzi. Va bene, allora andiamo a vedere Atom, ve l'ho vista, allora vado giù. Allora, questa è carina però, questa è carina. Non so se hai visto che FTC ha aperto i futures su LUNC e USTC. Allora sì, io a dire la verità LUNC l'ho visto perché un utente in Academy l'aveva pubblicato il breakout che ha fatto di una barra di congestione e mi ha pubblicato il grafico dicendomi: Mauro, lo so che mi banni se ti dico che però su Luna Classic si può fare un trade entrando long. Io gli ho detto no, non ti parlo per niente, anzi gli ho detto questo tipo di cripto sono l'ideale proprio per speculare, e la configurazione long che aveva fatto era perfetta per la speculazione. Poi ha fatto 230 punti, è salita proprio schizzo dalle stelle, perché sono coin da speculazione e se sei un trader la puoi tradare. Allora Luna Classic ha fatto un classico proprio per eccellenza. Vediamo se riusciamo a recuperare con un grafico decente. Ha fatto un classico per eccellenza vediamolo proprio su BitJet che c'è, ragazzi, quindi la vediamo lì direttamente, eccola qui. Allora, in pratica che è successo? È successo che avendo breccato questo livello, ce n'erano due, ve la metto sul grafico senza shadow, c'erano due, uno era questo e poi il massimo precedente qui. Avendo breccato prima questo e poi questo, qui è proprio un must buy che da super, diciamo, speculatore trader, che poi è andato a fare cose sbalorditive, ci mancherebbe ragazzi, ma non è una novità. Se qualcuno di voi mi segue da tanto tanto tempo sa che questo tipo di trade le abbiamo fatti anche su CRO, quando ha fatto la stessa identica cosa, che sono coin iper manipolate, vanno su. Allora, qui l'ingresso vero avveniva più o meno in questa zona. Perché? Perché se noi lo facevamo al di sopra di questi massimi, era ovvio che poi facesse il candelone, perché è una coin manipolata. Quindi nel momento in cui io vado a fare un break e il mercato lo vede, poi fa più 60 in una candela. Quindi, come si sa, insomma, non bisogna assolutamente fare una cosa del genere. E poi da un punto di vista invece di trading, questa coin è
è proprio perfetto. Poi è esagerato, insomma, ragazzi, qui 250 con 270. Tra l'altro, in Academy qualcuno l'ha tradata e si è anche divertito. Io no, vi dico francamente, perché sono ancora fuori, quindi non ho il concetto di fare questo tipo di operazione. Però era palesemente un long da fare. Infatti, mi sono anche pentito. Perché no, era giustissimo da fare questa cosa qui. Detto questo, ragazzi, mi pare che diciamo, abbiamo guardato un po' di roba. Altre coin che mi state proponendo, non vedo altre coin. Vabbè, c'è GST. Beh, da un po' che GST non la guardo, vediamo. Vediamo da un po', però non la controllo da un po', ma è questa, un disastro totale, intendi questa? Non mi ricordo perché GST, sai che non mi ricordo, Greenstone, no, questo è un disastro, cioè, questo è un disastro, assolutamente no, cioè nemmeno da prenderla in considerazione e va bene, ok. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa. Ma come mai ieri, nonostante il ribasso, sono stati liquidati moltissimi short? E perché questo è significativo? Probabilmente molte operazioni in concomitanza con l'inizio del nuovo trimestre, cioè settembre, del nuovo quadrimestre, scusami, settembre dicembre, forse hanno dovuto chiudere delle robe oppure hanno spostato, magari stanno spostando gli short. Tanto, ragazzi, tolgo questo grafico che mi fa paura. Metto Matic che non l'abbiamo guardato. Allora, può essere che sia dovuto a un fatto di rebalancing di qualche istituzionale. Non mi sincero, guarda, io queste questioni di quanti short vengono liquidati, non vengono liquidati, non li ho mai guardati perché in pratica oggettivamente non hanno alcun rilievo nel trading, proprio nessuno. Non si è mai trovato nessun modo di poter utilizzare queste informazioni come informazioni che creano un edge aggiuntivo al trader o all'investitore. Si usa guardarle un po' più a titolo così, da news, da gossip, però in pratica non cambia niente perché come le hanno liquidate le riaprono, quindi il concetto è poco significativo, secondo me, è quello il discorso, quindi lì guarderei insomma un po' con molta calma, ecco. Secondo me ha molto più rilievo considerare la questione in base grafica. Poi ecco, cioè, sicuramente è un dato, cioè non è che non possiamo dire non sono stati liquidati di short, sono stati liquidati, abbiamo un dato, ce l'abbiamo. Però i dati che sono conosciuti dal mercato sono già scontati, quindi in pratica quando il mercato vede un dato è quello del pubblico è già incluso nei prezzi, cioè significa che già oggi i prezzi di oggi sono già inclusi di questo dato, quindi non ha nessun valore. Ecco, questo è. Cioè, i dati che sono visibili a tutti non hanno valore. Questo è il concetto, i termini di dato. Per questo è invece più difficile l'analisi grafica, perché ha un modo di essere e di portarci poi a un edge solo se lo analizzi bene. Quello è il vero problema, ed è significativa questa cosa qui. Va bene. Ok. Sono in Academy da anni, solo che qui ho un altro nome, dice. E allora dico io, sei in Academy da anni e qua è un altro nome Twitch. Mannaggia a te, non so. Non so chi sei allora dell'Academy, comunque, vabbè. Allora, tu vatti a guardare il video, quello presente in Academy, che ho pubblicato oggi. Va bene, ragazzi, allora, per oggi è tutto. Allora, qui mi metto sulla barra dei cicli. Vediamo qui, ecco la domanda: quante barre durano al massimo mensile, bimestrale, semestrale, annuale? Non esiste questo tipo di risposta. È ovvio che non puoi distanziarti troppo dai cicli di natura solare, e quindi è chiaro che magari un mensile dura più o meno 30 giorni. Non esiste una regola per fare questa cosa qui. Devi andare a fare delle statistiche sulla asset che stai prendendo in considerazione. Poi è ovvio, ci sono delle tabelline che hanno delle regole standard dove ti dicono massimo, minimo, sono tutte fesserie, però possono essere funzionali. Cioè non è che sono fesserie, adesso non voglio essere diciamo cattivo perché non è così, non sono fesserie. Sono delle regole che ti puoi dare per ricordarti quanto più o meno può durare minimo e massimo, ma
Poi dipende dall'asset, a volte sfori quelle regolette lì, insomma, e quindi l'analisi ciclica non può essere banalizzata, ha delle regole, capito, puntigliose, perché non è un'analisi quantitativa, è un'analisi qualitativa. I cicli sono qualitativi, ragazzi, è un'analisi di tempo, non è un'analisi quantitativa. Abbiamo provato in tutti i modi a renderla quantitativa, anche insomma, dopo anni e anni non c'è un risvolto significativo, cioè se la vuoi fare in maniera quantitativa con dati proprio quantitativi, la puoi fare, però la significatività non ce l'hai, perché quando è stato fatto un'analisi sull'analisi ciclica andando a cercare la significatività statistica di, per esempio, un ciclo che dura 32 giorni, non c'è significatività, cioè non si può usare la quantitativa sulla ciclica. E questo è il discorso. O quantomeno se lo si fa, lo si fa in maniera molto arbitraria ed è un po' lascia un po' il tempo che trova. E, insomma, questo. Quindi io ti dico, stai sempre in base alle durate dei cicli solari e ovviamente e poi dipende dall'asset. Per esempio, su Bitcoin i cicli annuali durano oltre 400 giorni. Ma perché? Perché Bitcoin sta aperto i sabati e le domeniche, mentre i mercati classici no. Quindi i mercati classici hanno un ciclo annuale magari da 370, 370 giorni vicino al solare, ma poi ci devi aggiungere le domeniche, i sabati e con le cripto te ne arrivi a oltre 400 giorni. Questo è tutto qui. Cioè non è che è una cosa abnorme, però poi hai la volatilità dei cicli e quindi se il ciclo magari annuale volatile del 10% vuol dire aggiungi 40-50 giorni. Capito? Questo è il discorso. Beh, insomma, è un po' delicatuccia l'argomento. È delicato, ragazzi. Io non riesco a darvi una risposta più banale perché non voglio banalizzare questa materia e questo è tutto qui. Insomma, poi ci sono delle regole che sono molto utili per voi, secondo me, vi dovete trovare anche molto bene con le regole personali. Quindi, se riuscite a operare con delle regole in un certo modo, grande. Allora, a quanto ho capito sei Samuele, quindi grande, grazie a te. Ok, ci dici come organizzi il tuo TradingView, parlo della watchlist. Adesso non facciamo in tempo perché siamo già in ritardo, poi magari faccio un video. Comunque niente di anomalo, io ho i miei layout e poi una serie di watchlist che trovi qui, che poi divido insomma in base ad alcune scelte. È molto utile scegliere, fare gli screen fra gli strumenti e gli asset, quello è molto molto importante. Va bene, allora per oggi è tutto ragazzi, io vi ringrazio, ci siamo rivisti con 1 ora e 10, abbiamo parlato di possibili eventi e di quella che è la verità per i grafici, vi ho fatto vedere una nuova piattaforma di Bitget, vi lascio il link in descrizione con i 20 dollari anche di Bitget, così andatevi a prendere il bonus visto che è gratis. Inviate la mano ovviamente con i ref da questo punto di vista, a questo ormai lo sapete. Tendenzialmente vi direi di stare molto attenti a questo ciclo mensile se dovesse iniziare sul Nasdaq e al nuovo ciclo settimanale di Ethereum, perché più di Bitcoin che a questo punto va per i fatti suoi, è molto delicato il ciclo settimanale di Ethereum, 7 giorni, 8 giorni più o meno, come mi ha chiesto prima l'utente, a partire da oggi, secondo me. Vediamo un po'. Comunque ci teniamo aggiornati. 13, il merge dovrebbe essere il 13 di settembre. Io sarò fuori, sarò in viaggio di nuovo, però ci teniamo aggiornati. Va bene, ciao ragazzi e alla prossima. Ciao!